Salve a tutti e benvenuti su Sinoalis. Io sono Joe, ovviamente molti di voi mi conosceranno, altri non mi conosceranno e magari avranno visto questo video per caso e quindi mi presento. Sono Joe ed oggi vi parlo di Sinoalis. Sinoalis, gioco che è già uscito da parecchi anni in Giappone, debutta con la sua versione global ed ho aspettato fino a questo momento per portarvi un video o comunque un contenuto all'interno di questo capitolo, proprio perché è stata rilasciata oggi stesso la collaborazione con Nier Automata. Nier Automata è stato uno dei giochi rivelazione di qualche anno fa, sia del mio canale, che potete trovare praticamente il gameplay completo della versione di Nier Automata per PC qui sul mio canale, ma è stata una rivelazione perché mi è piaciuto talmente tanto il gioco che mi sono appassionato alla saga, mi sono appassionato alla lore, mi sono appassionato a tutto ciò che concerne il mondo di Yoko Taro e specialmente della sezione di Nier con Automata e successivamente Replicant nel momento in cui verrà distribuito, che ho deciso anche di provare Sinoalis. Sinoalis è questo tipo di gioco che magari per chi non lo conoscesse è un mobile RPG stile gacha. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremo andare a pullare o comunque dovremo andare ad effettuare delle vocazioni per delle armi che ci sbloccheranno delle classi che potremo utilizzare in gioco. Per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche specifiche del gioco, devo ancora imparare molto. Oggi sono qui soltanto per pullare, o per meglio dire, sono qui per regalare, per così dire, un pull fondamentalmente all'interno del gioco. Però prima di tutto ciò fatemi sistemare un secondo qui la finestra, perché ci tenevo un attimo a sistemare la finestra, quindi un attimo che forse così però non si fa. No, non posso. Volevo rimuovere un pochino questo bordo, ma credo che forse non si possa fare, oppure sì, però diciamo che è abbastanza complesso. Me ne sono accorto ora, in realtà volevo farlo prima, ma a quanto pare prima non potevo, quindi ecco qua, sì, abbiamo tolto. E adesso mi piacerebbe un attimo allungare, ecco qua, giusto per avere magari un po' più di visibilità del gioco. Eccoci qua, spostiamolo un po' più centro. Olè. Allora, campagna di collaborazione con Nier Automata, dove ci è stata regalata una classe, ovvero quella che vedete adesso qui su sfondo, ovvero 2B Breaker. Stavo per dire Crusher, quando in realtà la Crusher verrà rilasciata successivamente. E come primo giorno di celebrazione di questa collaborazione sono stati rilasciati anche i banner. I banner che possiamo trovare da questa sezione, The Puppet Feast, come potete vedere, è il nostro praticamente banner in collaborazione con Nier Automata. Abbiamo dei rate aumentati per quanto riguarda la classe di Emil, che dovrebbe essere il Cleric, e la classe di 2A, che dovrebbe essere la Breaker, anche lei. Come 2B dovremmo avere anche A2 come Breaker. Ovviamente i grimori sono disponibili per essere pullati tramite le nostre gemme, e i rate sono a disposizione di tutti quanti, se avete la possibilità di poter vedere i rate. Come potete vedere abbiamo lo 0.66% di possibilità di ottenere la classe di A2, che è una Breaker, come vi stavo dicendo prima, e di Emil, che invece è un Cleric.
Il Breaker teoricamente dovrebbe concentrarsi verso i nemici singoli, quindi diciamo un DPS single target che dovrebbe fare tanti danni singoli, mentre invece la sua controparte Crusher dovrebbe specializzarsi in danni AOE. Ovviamente io parlo sempre al condizionale perché, ripeto, non sono un esperto, sono un amante, diciamo del gioco e un amante comunque anche dei capitoli che vengono trattati all'interno di Sino Alice, anche perché ho scoperto appunto che i disegni e le realizzazioni sono tutte collegate a progetti di Yoko Taro, quindi tanta tanta roba, e quindi mi sto appassionando piano piano. Anzi, se avete consigli, se avete cose da scrivere, da farmi imparare, proprio per quanto riguarda la categoria di questo gioco, vi invito a scrivere commenti su commenti per farmi magari appassionare un po' di più e portare qualche contenuto in più, per questo gioco. Anche se diciamo che contenuti fondamentalmente non ne ho visti tantissimi, a parte i pull, i capitoli, e un pochino la storia, non c'è molto di cui parlare di questo gioco. Però chissà, magari potreste darmi voi un'idea per portare avanti questi contenuti. Quindi ben vengano, persone che comunque possano in un qualche modo anche aprirmi gli occhi su un nuovo gioco. E poi successivamente abbiamo i Wraith. Vabbè, queste sono altre armi che comunque vengono rilasciate. E abbiamo anche altre armi delle collaborazioni con Nier con rate un po' più bassi, che verranno aumentati giorno 27, se non erro, dove appunto il banner cambierà. E avremo la possibilità di ottenere 9S Paladino, che è molto valido, e poi successivamente 2B Crusher, che sarebbe ovviamente la versione AOE dei danni single target del Breaker, mentre invece il Paladino, come dice la parola stessa, dovrebbe essere uno pseudo tank in realtà, però prendete tutto sempre con le pinze. Ci sono diverse armi che possono essere portate a leggendarie, la Virtus Contract veramente figa, come quella di Nier, cioè di 2B volevo dire, e poi vabbè altre armi che comunque possono essere rilasciate. Poi le Metal Weapons che verranno rilasciate sia tramite il login giornaliero e tramite probabilmente penso l'evento esclusivo di collaborazione con Nier, che andremo a vedere magari in un'altra in separata sede, e poi basta, per il resto non c'è altro che debba aggiungervi. Chiudiamo le notizie e come potete vedere abbiamo il banner che ci presenta le classi, ovvero A2, Emil, che bello Emil, quanto amo la storia di Emil, e qui ci fanno vedere le armi, ovvero la testa di Emil, S, e poi ovviamente SR per quanto riguarda l'arma di A2 ed SR per quanto riguarda la staffa di Emil. E 300 grimori per ottenere almeno un equipaggiamento di tipo S o superiore, ovviamente, con la possibilità di avere rate aumentati e quindi sbloccare le classi. Io direi di cominciare. Facciamo subito queste pull, vediamo quanto sprechiamo. Non voglio spendere troppo perché voglio conservare, soprattutto per 2B, essendo comunque 2B, come dire, la mia crusher, proprio nel vero senso della parola, quindi vorrei risparmiare per lei. Però anche A2 e soprattutto Emil sono due personaggi che mi piacciono tantissimo. Quindi cominciamo col primo Grimorio. Ok, 300 Twilight Crystals, vediamo cosa succede. Ok, pulliamo. Ok, tre armi S o più. Ecco, una bambola si è. Ok, give us the good stuff. Vediamo che cosa succede. Allora, io direi di andarceli ad aprire manualmente e non di aprirli, e non di aprirli automaticamente. Quindi vediamo prima cosa troviamo qui. Ah, va bene, queste sono tutte armi che comunque possono essere sia utilizzate come equipaggiamento, ma possono essere anche utilizzate per potenziamenti. Andiamo a vedere adesso cosa abbiamo ottenuto con le classi S o più. Arco di tipo S, libro di tipo S e un'altra daga di tipo S. Quindi niente ancora per quanto riguarda Nier. Altre 300, dai, andiamo. Tanto abbiamo accumulato un bel po'
durante, cioè ho accumulato un bel po' durante questo periodo di login e di tanta altra roba. Altri 3. What it will be? Ok, grazie. Allora, apriamoci prima manualmente sempre i nostri soliti equipaggiamenti e cominciamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto. S, ancora S e ancora S. Niente, non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo anche la possibilità di scambiare le medaglie che otteniamo all'interno del banner, se non erro male, che dovrebbero garantirci. Allora, queste sono le medaglie di Nier, che cosa ci danno? Ah, Purification Ticket. Machine Life Form, equipaggiamento di 2B, che bello, di tipo A tra l'altro, quindi molto figo. Questo sarà, penso, un equipaggiamento che comunque prenderò. E poi vabbè, materiali classici per il potenziamento. Volevo vedere... Add update, what? Che è successo? Mi avete sistemato i rate per farmi trovare le cose che mi servono? Bellissime, tra l'altro, anche le musiche presenti all'interno del gioco, le musiche del menu, la musica del caricamento, veramente, veramente tanta roba, veramente, veramente tanta roba. Com'è finita? Come possiamo vedere, ci sono diversi personaggi che vengono rappresentati. Ci sono sia personaggi delle fiabe, no? Che noi sempre abbiamo conosciuto, tipo Gretel, Hansel, Pinocchio, Cinderella, quindi Cenerentola, e via dicendo. Ok, no, abbiamo delle robe che ci hanno dato. Moontier Medals, che sarebbero forse le medaglie per andare a Piti, tra virgolette. Poi missioni. Andiamo di nuovo sui grimori. Volevo vedere anche dove si potessero scambiare. Forse penso che si scambino direttamente qui. Eccole qui, Moontiers. E qui dovremmo avere la possibilità di effettuare il Piti, tecnicamente, no? Quindi con 1500 abbiamo la possibilità di poter scambiare le medaglie per ottenere o l'arma, in questo caso, o addirittura la classe. Quindi non è un Piti come, diciamo, come lo abbiamo visto in altri giochi. Qui o si prende la classe o si prende l'arma, quindi abbastanza particolare. Andiamo a fare un'altra multi, che tra l'altro qua stiamo spendendo senza trovare un Kaiser. Aia, addirittura una. Oh, animazione strana. Oh, animazione strana con un'arma in più. Quindi qua abbiamo sbloccato sicuro qualcosa, perché questa animazione è come le classiche animazioni dove ti fanno capire che hai trovato qualcosa di buono. Ovvero... LOL, niente. Pensavo fosse una sorta di... diciamo di qualcosa di garantito. Invece no. Cioè vale come se fosse tipo un'arma extra, ma non pensavo. Va bene, andiamo a spendere ancora un altro pochino. Peccato però, mi sarebbe piaciuto ottenere subito qualche cosina per risparmiare. Madonna mia, che multi orribile questa. Stanno andando veramente male le mie multi nei giochi in questo periodo. Oh, Emil Head! Che però non mi ha sbloccato la classe, perché è solo la testa di Emil e non l'arma SR che avrebbe sbloccato la classe. Peccato. Quanto siamo? 2000. Va bene, facciamone un'altra. Penso che dopo questa ne farò un'altra e poi basta, perché tanto... Oh! Madonna mia! Che roba! Guarda quante armi abbiamo preso! Dai che forse ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato tutte le multi vuote che abbiamo avuto finora. Madonna, 6 armi! Un'altra testa di Emil. Ok, SR, ARPA,
S, altra S, altra S e altra S. Una sola SR. Congratulazioni per aver ottenuto un SR. No, non ti lascio la recensione, anche perché mi ha dato un SR, ma non mi ha dato niente di ciò che mi interessava. Veramente brutte queste multi. Va bene, direi di fare l'ultima. E il resto lo conserviamo per il resto lo conserviamo per 2B. Ecco, we want more rares. Quindi mi cambia un book e me lo rende raro. Grazie. Speriamo che qui almeno... Speriamo qui di ottenere almeno qualche cosina, perché... Altra testa di Emil. Dai, datemi la classe. Niente. Niente, neanche... Neanche una 2, cioè proprio niente, proprio sfiga totale per quanto riguarda i giochi in questo momento. Ho una sfiga tremenda. Va bene, dai, l'ultimissima. Arriviamo a 1100, dopodiché avrò modo comunque di farmare altra roba, spero. Se non quitto prima, perché dopo tutte queste multi vuote così. Oh, altra animazione. Beh, peccato che queste animazioni non ti facciano capire in realtà se hai trovato qualcosa di interessante o meno. Che beh, oddio, qua sono 5, quindi magari almeno concludiamo il video in bellezza. Almeno spero. Ecco, scudo S. Staffa di tipo S. Arpa S. Niente, non riusciamo... Altra testa di Emil. Va bene, niente, non ci riusciamo. Le classi... Non riusciamo a sbloccarle proprio. Siamo sfigati, ragazzi. Siamo sfigati. Sino Alice siamo sfigati. Bene. Quindi mi sa che avrò modo di poter riflettere su questo gioco e vedere effettivamente come va la situazione. Va bene, fatemi sapere voi com'è andata. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Fatemi sapere se vi piace, se non vi piace, cosa avete trovato. Io vi ringrazio per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima.